A Copenaghen, 3XN Architect ha realizzato il nuovo Rig Hospitalet Patient Hotel, concepito per offrire ai pazienti un ambiente aperto, confortevole ed efficiente. Patient Hotel dispone di 74 camere organizzate sui primi tre livelli con uffici amministrativi disposti sui tre livelli superiori. Le due funzioni sono volutamente distinte e separate. Tutte le camere di questo ospedale, di circa 20 metri quadrati ognuna, hanno bagno privato e balcone con affaccio sul parco circostante. Il concept di Mino Caggiula Architects per il Paguro Residence di Lugano nasce dalla modellazione del territorio. Differenti maquettes e studi volumetrici portano all'intervento che si innesta su un edificio di fine Ottocento. La pianta curvilinea legge l'andamento del lotto. Di 7 piani lo sviluppo verticale, la facciata aperta è rivolta verso sud. Il nuovo volume è rivestito da una superficie di intonaco di calce bianca e liscia come un guscio. Lo studio spagnolo Acero ha curato il progetto di recupero del Mercado de Getafe a Madrid, un edificio che accoglie un centro culturale e ricreativo. Il progetto comprende due piani più un seminterrato, la facciata come vedete è stata progettata come una pelle formata da centine in alluminio bianche che attraversano l'edificio, interrotte da elementi in alluminio nero che sporgono dalla facciata ad altezze differenti e che fanno parte dell'illuminazione esterna dell'edificio. One Airport Square, progettato da Mario Cucinella, è un edificio all'interno dell'area dell'aeroporto internazionale di Accra, Ghana. Gli elementi estetici e architettonici del progetto traggono ispirazione dall'arte tradizionale locale e sono strettamente collegati alle strategie ambientali per fornire una valida soluzione ai problemi climatici. L'edificio è caratterizzato da una forma compatta che nasconde un ampio atrio. A vincere la 17ª edizione di Copenhagen Architecture Award è stato il progetto della nuova sede di Trollbeds, un'azienda che produce braccialetti. Vediamo.